Non c'è da aspettare nessuno. Questo era per dare questo incontro qui, per dare l'ufficialità a quello che ormai forse da un paio di giorni si sapeva già, il cambio della guida tecnica della prima squadra e l'ingaggio da parte della società di Giacomo Lazzini. Logicamente l'ingaggio di Giacomo Lazzini forse fa pensare, no? Fa venire fuori qualche domanda, qualche perplessità, qualche curiosità. Teoricamente è un tecnico che negli ultimi anni ha sempre fatto tutt'altra categoria e ha fatto sostanzialmente anche bene. Logicamente la gente si chiede quali possono essere state le motivazioni che hanno spinto sia la società a cercare Lazzini, sia Lazzini a cercare la proposta della società. La scelta della società è voler avvertire un attimino, diciamo, la rotta sotto il punto di vista professionale, anche perché l'obiettivo della società è ritornare al più presto nelle competizioni che più gli competono, insomma, da sempre. E quindi con Giacomo Lazzini pensiamo di poter dare una svolta in tipo professionale e far capire anche all'esterno che la società e anche l'ingresso, logicamente, importante di Massimo Donati a far parte della società, lo stesso discorso un po' che vale per il mister. Nel senso, la presenza di Massimo Donati in una società che a oggi gioca in seconda categoria, insomma, anche questo porta dei dubbi, no? Delle domande, delle perplessità. Vale lo stesso discorso, Donati, poi, insomma, poi lascio la parola anche a Massimo e al mister, ha accettato Ponzacco dietro più di un contatto con noi, dietro a un progetto, poi insieme all'amministrazione e altri imprenditori che hanno a cuore logicamente il bene del calcio a Ponzacco. Quindi siamo logicamente lieti, onorati, orgogliosi della presenza di Giacomo Lazzini qui con noi. Sicuramente ci darà la professionalità che ci sia mancata, però logicamente qualcosa in più, la sua esperienza la porterà al servizio della società, ci si augura. Discorso con il mister l'abbiamo fatto, diciamo, non su quest'anno logicamente, ma per il futuro, quindi al più presto ci auguriamo tutti che Ponzacco possa tornare, ripeto, in palcoscenici un pochino più importanti. Quindi niente, ora lascio la parola, a Massimo e poi al mister. Andiamo. Io credo che oggi sia la presentazione del mister. Innanzitutto noi vogliamo ringraziare il mister di essere qui oggi, perché alla prima telefonata naturalmente in corso si è messa a ridere. Io parlando